Però sono lì, cioè, Evi non viene mai. Zaka, boh, non viene perché non viene nessuno. Che cazzo di motivo non è, non lo so. Ormai sei diventato tu quello che era prima Zack, perché prima c'era sempre Zack, anche se Zack non parlava un decimo di quello che parli tu, in realtà. Evil parla, lo sai. Zack è sempre stringato, ogni tanto mette gli smile. Ehi, Yagami. Oh, Kento. Questa sì che è una sorpresa. Ogni volta che penso che stia iniziando a fare sul serio, si fa un pisolino e va diritto a casa. E anche i giapponesi, tra l'altro, è uno dei posti al mondo con più alto tasso di suicidi, perché là appunto sono così, dei robottini. Ma in generale la cultura asiatica è molto collettivista e l'individuo viene schiacciato in nome della collettività. Poi fa niente se, anche questa cosa qua è una follia, perché fa niente se la gente non si accorge che questa collettività è per tutti tranne per chi ne giova. Loro non si sacrificano per la collettività, loro invece ci mettono i soldi in tasca e basta. Ok? Voi lavorate, voi armatevi e partite, e io mi intasco i soldi. Sostanzialmente il discorso è questo. Anche se almeno in Giappone a volte anche gli alti dirigenti si sentono responsabili, hanno comunque un'etica un po' più orizzontale. Però di fondo io sono contrario a una cultura collettivista che schiaccia l'individuo, no? Perché la libertà nasce solo dall'individuo, può nascere solo dal rispetto dell'individuo e poi andare verso la società. Non è il contrario, non è dalla società che si va verso l'individuo, ma dall'individuo che si va verso la società. Discorsi, insomma. Ehi, Kento, da membro del CFM non dovresti, che so, leggere qualche libro? Se leggo troppo mi viene l'abbiocco. Anche se ora che mi ci fai pensare, non mi dispiacerebbe in questo momento. Avere l'abbiocco o leggere? Mi sa che vuoi avere l'abbiocco. Sei proprio irrecuperabile. Sì, fanno quelle cose lì, fanno anche gli esili interni, c'è un supporto anche sanitario, va bene, però praticamente il discorso è sempre del sacrificio. Cioè, il punto è che tutto ruota intorno a si sacrifica l'individuo come se fosse un ingranaggio di un meccanismo. Per che cosa? I soldi. Cioè, al di là che purtroppo è chiaro che se non lo fai tu lo fanno gli altri, sono sempre lì. Cioè, se non lo fai tu come Giappone, finisci direttamente nel terzo mondo. Quindi in realtà c'è purtroppo anche questa ragione, no? Una ragione economica che è anche a livello nazionale, perché se Giappone appunto non si desse da fare come si dava a fare, non sarebbe nel cosiddetto primo mondo, per esempio. Ma questo appunto perché, diciamo, non c'è un governo mondiale, ma il governo mondiale che vogliono fare non è il governo mondiale questo qui bello, amichevole, socievole, qualcos'altro. Sarebbe giusto, io sono sempre stato un mondialista, sono mai stato un nazionalista in quel senso lì. Io da piccolo mi divertivo a guardare le bandiere delle nazioni e sognavo di essere in ognuno di quei posti lì, no? Io mi sento terrestre prima di essere italiano. Però purtroppo per ora siamo divisi in nazioni e quindi c'è una guerra, ci sono guerre anche economiche, non solo guerreggiate, ma ci sono anche guerre economiche di mezzo. Però sai, è anche questione di atteggiamento, comunque l'Occidente è andato avanti comunque anche senza avere questa etica alla giapponese, diciamo, quindi non è che non puoi puntare alla tua felicità individuale. E necessariamente fai un danno all'economia della nazione, non so come dire. È una forma mentis, ma siamo lì, c'è il Giappone, lì ci sono tante cose da dire, c'è il discorso del Bushido, di quelle cose, c'è tutta questa etica che in realtà era funzionale ai padroni barra potenti, barra signori della guerra, barra, cioè, insomma, chi stava in cima praticamente, no? Io la vedo così, il Bushido l'ho sempre visto così. Ah, che bello Bushido, ma in realtà sono tutte norme etiche che sì, ti danno una regola a te, ma in realtà se la guardi, 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 in fondo sono cose che garantiscono chi ti comanda, ok? Garantiscono che tu sarai una persona fedele, una persona di cui fidarsi, cioè capisci che
alla fine sembra una cosa individuale, ma è una cosa funzionale a qualcos'altro. Sì, qualcosa lì si è perso. È un casino, guarda. È un casino, ma ti ripeto, io mi interrogo ogni giorno su tutti questi temi di cui stiamo parlando. Il 99% della gente non ci pensa. Io ho litigato con mia sorella perché ai miei tre nipoti, a 12 anni, gli ha regalato, 12 o anche prima, gli ha regalato tutti e tre il cellulare. E sono là così, guarda, 6 ore sul divano a guardarsi Netflix. Una follia. No, appunto è questo che ti sto dicendo. Mia sorella non è stupida. Però qualcosa che io non farei mai, non me ne frega niente se piangono neanche in aramaico. Io so che noi, a quell'età lì io non gli darei assolutamente il cellulare, ammesso che glielo do dopo. Instagram e quelle cose. E io l'ho visto tutte queste cose, non sono io retrogrado, perché io sono stato in prima linea, sotto i primi di anche di mia sorella e di tutti loro, perché io internet l'ho iniziato a usare nel 1992. E già vedevo IRC, già vedevo le chat, già vedevo IMO, i MAD, vedevo le varie meccaniche, ho visto i primi browser nascere, Netscape, eccetera. Quindi so come funziona, però la mia intelligenza mi dice occhio, che quelle cose lì hanno un risvolto negativo. Ma anche i videogiochi, non puoi che stia lì tutto il giorno con i videogiochi. Fanno bene, sono convinto che facciano bene alla mente. Soprattutto diversi tipi di videogiochi hanno diversi pregi per il cervello, ma devono anche uscire, devono fare anche altro, devono anche leggere un libro, devono anche andare fuori in bici, non so se mi spiegano, prendere il sole, soprattutto se stai crescendo devi prendere la vitamina D, cioè questo è, per me è ragionare, è avere un senno. Se non fai queste cose non hai un senno, non so come dire. Ma sì, poi Instagram è proprio patetico, sono tutti lì a cercare il video di 30 secondi in cui cercano di mostrarsi per quello che magari poi magari non sono nemmeno, o i soldi che non hanno nemmeno, cioè vuol dire che sei malato. Comunque, ne parleremo, dai. Sei proprio recuperabile. Ah, giusto. Amasawa sa dov'è Itokura? Queste sono le mie opinioni. Penso che sono ancora libero di esprimerle, poi. Eccolo qua. Mi sembrava un robot entrare. Oh, palle del diavolo. Mi piace. Ah! Oh! Ehi, ne è passato di tempo. Riesci a credere? Perché in realtà anche qua, cioè, non è che se tu fai un videogioco così non ha qualcosa da insegnarti, non le storie, cioè soprattutto ho visto che faceva una vita molto molto poco avventurosa, cioè io da piccolo no, avevo fatto le cazzate con un amico mio, abbiamo fatto tante di quelle esperienze di cavolate eccetera eccetera, però voglio dire in generale non c'è più una vita avventurosa oggi, quindi ci sta di giocare ai pirati, a Sea of Thieves o questo qui che comunque, ecco, per esempio Lost Education, come l'ho chiamata io, cerca comunque di affrontare dei temi su cui poi puoi ragionare, cioè fa bene, no? Non c'è niente di sbagliato in questa cosa. Già molto più negativi Call of Duty, per dirne una. Riesci a credere che mi sono, anzi l'ultimo a quanto pare sono nate delle polemiche adesso sull'ultimo, che infatti ha già dovuto scusarsi l'Activision e riesci a credere che mi sono unito anch'io a CFM? Mi fa piacere vederti comunque. Cos'erano insieme questi due? Eh? Ah, caspita, credo che mi odia ancora a morte. Cos'è successo? No. Non mi ricordo. No, forse non lo sappiamo. A che ti riferisci? Beh, ecco. Facevo parte del comitato del festival scolastico insieme a Itokura. Eh? Comitato del festival scolastico? Quello qui partecipava anche Takanashi del club di ballo, giusto? Un po' anche Persona 5 COD, Call of Duty? Non sai cos'è che si chiama COD? Esatto. Quindi ne ha sentito parlare Yagami. Per quello che dicevo che anche Persona, io spero che il 6 sia ancora
continui su questa linea, continui su una linea più sociale, matura. Perché insomma, cioè voglio dire, anche lì, no? Mi fai i fumetti in Giappone per tutte le fasce di età, per tutte le età anche femminile e maschile, e anche i videogiochi ora che, insomma, ci siano anche quelle proprio giuste. Non solo che è maturo perché è horror, è maturo perché affronta dei temi per adulti, ok? E per adulti si intende non sessuali, ma si intende per la conoscenza e i ragionamenti che può fare un adulto, per la situazione in cui si può trovare un adulto, ok? Quindi ne ha sentito parlare Yagami. Itokura guidava il comitato, ma era una specie di tiranno, aveva la rara capacità di rovinare il buon umore a chiunque. Beh, abbiamo visto che è un po' rigida questa. Alla fine tutti iniziarono a disertare gli incontri e Itokura rimase da sola. Per farla breve, il comitato è stato un fallimento totale, piuttosto tragico, ripensandoci. Deve essere stata una batosta per Itokura. Un momento. Se facevi parte del comitato, Kento, allora significa che anche tu... Sì, sono uno di quelli che le hanno voltato le spalle. E la tizia là dietro... Cos'è? Una serie TV con protagoniste ragazze tipo Power Rangers. Dalla posizione sembra... Tanto cielo. Demo. Sto ascoltando la musica. Carina. L'elettronica un po' spiccia però. Non fraintendetemi, mi faccio schifo da solo per quello che le ho fatto. È da tanto che voglio scusarmi con lei. Ma cacchio, mi sa che il mio tempismo è davvero pessimo, eh? Interrotta la musica. Provo a correre dietro la Itokura. D'accordo. Volevo vedere se facevano un inseguimento con lei. Dove sarà andata? No. Ehi ragazze, avete per caso visto una ragazza di nome Kotoko Itokura? Bassina, capelli lunghi? Dovrebbe essere passata di qui. Itokura? Ma è andata sul tetto a buttarsi. Ma certo, l'ex presidente del comitato del festival scolastico. È salita di sopra un attimo fa. Potrebbe essere andata sul tetto, ci va spesso e volentieri. Già, è facile trovarla lassù anche durante le lezioni. Secondo me ha ancora paura di tornare in classe. Tu che dici? Deve essere imbarazzante da morire. Insomma, anche noi ci sentiremo a disagio a vederla. Dillo forte. Grazie. Darò un'occhiata sul tetto. Allora. Questo è ciò che pensano davvero di Itokura. Anch'io avrei paura a presentarmi in classe. Con bastarde del genere. Siamo prima con l'ascensore tra un po'. Dove sei? Dove sei? Sei nascosta? Puoi buttarti? Il condom inflessibile? Eccola lì. Stava guardando, adesso poi basta. Itokura. Eccoti, Itokura. Sayak. Sento come se uno scarafaggio fosse entrato nella mia stanza. Un bel sberlone. No. Devi essere un posto accogliente se la consideri la tua stanza, eh? Senti, Itokura, vuoi continuare a far parte del CFM? Spero se spiaccica quello scarafaggio. Adesso si riferisce a Kento. Si è sempre riferita a Kento. Sai che non posso farlo. Cavolo, allora forse dovrei... Come si chiamava? Il professore, giusto? Forse lui saprebbe come gestire una disinfestazione. Ah, bella battutona. Humor nero. Dai, piantala. Hanno fatto, questa è una bella scelta di dialogo, diciamo, di
In ogni caso, non voglio vedere quella sua stupida faccia. Non ho la minima voglia di fare alcunché per quel club. Questo è un vero problema. Ho detto al direttore di aspettare a revocare la tua esenzione dalle tasse scolastiche, visto che fai ancora parte del CFM. Anta. Io faccio qualcosa al riguardo. Come faccio a convincerla? Nuovo club? Perché non finisce il club di robotica? Sarei tentato di fare questo. Proviamo questo però prima. Allora, perché non ti unisci al club di robotica? Il club di robotica? Hai detto tu stessa che ci sai fare con la programmazione, no? Ma ne? Beh, rispetto agli altri idioti di questa scuola, sicuramente. Come ti dicevo, c'è questo ragazzo del primo anno, Sakura, che sta riscontrando dei problemi nella programmazione di un software. Potessi venire a dargli una mano, non ho dubbi che il tuo gesto sarebbe molto apprezzato. Mm-hmm. Quanto CFM, puoi sempre tornare a farti viva quando te la sentirai. Aspetti, nel club di robotica. Ah, non sa. C'è un certo Kurumazaki, vero? Quello che parla a malapena? Sì, è uno dei membri. Perché? Non ti piace? Lui ed io abbiamo dei trascorsi. Di che tipo? Dei trascorsi. Già, anche se è tutta un'altra storia rispetto al fratello di Yamazawa. È piuttosto innocuo. Bene, sono convinto che col club di robotica riuscirai a mettere in luce le tue qualità. Non c'è nessun'altra informazione. Ad ogni modo, direttore, non revocherà la tua esenzione a patto che tu continui a far parte di un club. Tanto ormai ha finito di leggere i libri nel... Che noia, la scuola è davvero così importante? Scommetto che me la caverei anche senza seguirla. Beh, se anche fosse vero, non ti sei fatta degli amici. Che mi dici, Yamazawa? E quella me la chiama amicizia, certo. Un legame che hai creato perché tu hai scelto di fare un passo avanti. E comunque, in tutta sincerità, sembrava che ti stessi divertendo a chiacchierare. Sarebbe un vero spreco mollare tutto adesso. Se ti unissi al club di robotica, potresti persino scoprire qualcosa di nuovo. Va bene. Tacatta. Aspetta, quindi verrai? Ah, non so. Il fatto che lei parli col direttore a proposito di quella faccenda dell'esenzione, ok? Ah. Ma certo, ci penso io, ma devo andarci davvero o... Ah, comunque, non intendo nemmeno lasciare il CFM. In caso contrario, qualcuno potrebbe pensare che uno scarafaggio abbia avuto la meglio su di me. C'era da immaginarselo. Yagami-san, lei chi è? È una nuova candidata per il club di robotica. Nani? Vuole unirsi a noi? Si chiama Kotoko Itokura ed è il secondo anno. Se la cava piuttosto bene con la programmazione. Credo che sarà di grande aiuto per Sakura-kun. Dico bene, Itokura? Ma se lo rimpiazza facciamo prima. Ah, non sa. Sa che esiste più di un linguaggio di programmazione, sì. Non posso esprimermi finché non ci avrò messo le mani. Itokura-senpai, quella Kotoko? Sì, la conosci? Questo programma che ha compilato a primo anno di laboratorio. Il codice era perfetto, addirittura meraviglioso. Beh, anche informatica c'era quando andavo in informatica c'era qualche donna. Magari adesso ce ne sono di più. E ce n'era una che mi piaceva tantissimo, con gli occhi azzurro chiarissimo. Il nome è Chiara. Era addirittura meraviglioso. Come? Lo pensi sul serio? Ma certe donne sono portate per la matematica, e quindi è chiaro che anche per la programmazione, perché la programmazione è logica e matematica alla fine. Come, lo pensi sul serio? Assolutamente, essendo così semplice e minimale, ne massimizzava l'elegante funzionalità. Si capiva che fossi brillante già solo guardandolo. Poter condividere le conoscenze con Itokura in persona, sono a dir poco elettrizzato. Ma pensa un po', qualcuno mi capisce dopo tutto. Ah, ok, sei una nerd, eh? Ah no! Il mio problema attuale è riuscire a far muovere il robot, non vuole proprio saperne. Potresti dargli un'occhiata, per favore? Hai. Certo, perché no? E ancora non è uscita una patch per... neanche stamattina per Forza Horizon, eh? Yatta! Grandioso. Yagami-san. Yagami, grazie. Sakura è la prima armi per cui sta incontrando un po' di difficoltà. Ah,
Tokura sembra più entusiasta, deve sentirsi immersa nel suo elemento. Spero solo che questo possa aiutarla a riavvicinarsi alla scuola. Se questo... Cosa ne pensi? Forse potrei insegnarti un paio di cose. Non ti tratterò coi guanti, sappilo. Ok. Poi? Basta? Ci sono davanti ancora qualcosina. Andiamo all'amichevole. Al solito implementeremo uno sviluppo qualunque va bene. Ho le parti sbloccate. A proposito, sì, infatti possiamo anche... Allora, andiamo sui moduli. Allora, qua. Allora, quanta roba. Vedi che possiamo mettere la I? Perché per ora sono proprio degli idioti. Quello che non ho capito è che... Come mai lo scontro che abbiamo fatto adesso... Il primo scontro che ci ha massacrato era... Un'altra amichevole con una scuola più avanzata. Guarda, dati IA 1. Però, attenzione, pensavo che ce ne avessimo... Invece ne vuole 5. Disturbatore, cos'è che fa? Dà priorità alle azioni d'attacco e blocco dei nemici. Esegue azioni cooperative con gli alleati. Avanguardia dà priorità alle azioni di cattura e difesa del territorio. Cattura dei penso dei moduli, perché sappiamo che siamo solo noi a metterli. Questo ne vuole addirittura 10, attenzione. Questo 5. E supporto 5, questo 10 però. Quindi tecnicamente possiamo far questo. Ci sta la musica con questa cosa, sembra il film. Sembrano certi film romantici. Comunque quelli per tutti, diciamo. Ah, non ce la facciamo. Ok, poi. Movimento accelerato. 5%. Durata turbo maggiorata, vabbè, catena accelerata se riduce il tempo di attivazione delle catene. Cosa sono le catene? Quando posizioniamo il blocco, cos'è le catene? Come al solito non spiega un tubo. Riduzione effetto del territorio nemico, anche questo non è male. Però per ora possiamo mettere, a meno che non c'è una batteria maggiore. Ecco, abbiamo una batteria maggiore adesso. Forse con la batteria maggiorata possiamo installare un modulo in più. Perché sennò metterei sia l'accelerazione che riduzione del freno, diciamo, sul territorio nemico. No. Potrebbe essere la struttura che fa aumentare gli slot, sai? Vabbè, qua mettiamo in no, non su di lui, rimuovi. Lui ha due slot, per esempio. Questo sembra più difensivo, sì, infatti, difensivo, bilanciato e... Mettiamo qua l'inseguitore. Vediamo se è lo scafo. Scusa. Dà priorità alle azioni di cattura e difesa del territorio. Se sono io a guidarlo quello. Perché c'è questa cosa? Non
slot sempre uno, vedi? Sempre uno. Questo slot 2-2. Oh, forse dobbiamo aspettare un po' di gare. Può darsi. Il problema è che non possiamo costruire nient'altro. Per la I. Ottimizzazione, riduzione danni in mischia. Rotazione accelerata, movimento accelerato. E considerando quanto cavolo è lento, dobbiamo mettere questo motore qua, cioè questo qua, questo quello lentissimo, quello con lo scudo, oppure lo mettiamo di nuovo, oppure lo mettiamo a questo, cioè questo, gli mettiamo anche questo movimento accelerato. Proviamo un attimo. I seguenti hanno superato il limite di costo. Possiamo dire quali? Ah, aspetta un attimo. Questo bisogna mettergli la batteria più grossa. Ancora questa, poi andiamo da un'altra parte. Ma lei è rimessa sotto i piedi. Fine. Ah, sono stato lento io. Prendilo. No, ho preso loro. No, sono troppo avanti. Ciao. Il fatto è che dopo loro qua, ecco cosa fanno, ti piazzano giù un bel quadrato, forse è anche meglio riempire la nostra zona, ti sposti. Ma che stiano sparando i laser? Senti. È che il tubo va fino in fondo? Vediamo un attimo, possiamo piazzarlo qua. Va bene anche qua. Oh! Guarda! Cavolo! C'è quella cosa rossa che ho visto comparire. Oh, ho sbagliato a piazzarlo così. Assolutamente sprecato potenziale. Facciamo a piazzarlo adesso questo. Possiamo scartarli se non sbaglio, forse. Qua forse, qua. Vabbè, vinto. Poi abbiamo l'energia, ho visto.
Dattici F1.